Io sono costretta ad andare fuori a curarmi, perché nel assiderme, io sono una paziente, una malata di cancro, devo andare necessariamente fuori a curarmi, perché qui purtroppo non ci sono le strutture adeguate affinché una paziente come me si possa curare. Allora io dico, posso avere anche alle spalle qualcuno che mi sostiene economicamente parlando. Alla Regione Calabria ho un costo, do un costo, produco un costo elevatissimo. Per quale motivo io devo andare fuori? Io vado a Milano, mi curo a Milano e a Roma perché ho avuto due tipi di cancro. Io puntualmente ogni mese, adesso si è allentato, diciamo, il mio follow-up oncologico, però ogni mese io puntualmente sono fuori. Ripeto, io ho una famiglia che mi sostiene economicamente parlando, ma per chi non può, come me, è destinato a morire, perché? Perché le nostre strutture sono inadeguate, perché chi c'è stato prima ha provveduto a chiuderle. Non credo sia giusto, perché alla fine stiamo parlando di un diritto alla salute e credo che sia, indipendentemente dai colori politici che si possano, ricoprire, credo che sia un diritto primario. Cioè, la salute, il La diritto salute è alla salute. esatto, il diritto primario. Allora io dico perché per gli errori di chi sono in questi anni succeduti, noi dobbiamo pagare lo scotto, noi, intendo, parlo noi come pazienti oncologici e tante altre patologie, per carità, che in questo momento mi permetto di fare voce a queste persone. Allora dico per quale motivo noi dobbiamo andare fuori? Con tutto quello che ne consegue, Cioè, perché ci chi è? sono cittadini di serie A, cittadini di serie B. Tantissimi, tantissimi. Mi sono ritrovata a sentirmi dire all'Humanitas di Rozzano, Milano, le dico anche la struttura, una delle strutture dove mi sono recata per curarmi, mi è stato detto: ma che cosa c'è nella vostra zona? Perché non vi curate giù da voi? Perché? E io gli ho dovuto rispondere, mio malgrado, perché purtroppo noi non abbiamo strutture e comunque medici capaci. Non capaci come, attenzione, come capacità di medico in sé, ma strutture capaci di potermi curare, dove potermi curare. Allora io dico, per quale motivo? Quando in Che Italia cosa siamo tutti uguali, perché? ha pensato quando mi ha detto questa Mi sono cosa? umiliata, ulteriormente mi sono umiliata, perché è chiaro che io mi devo umiliare, anche perché la cosa più bella sa qual è? Che io sono stata operata, ripeto, a Rozzano, da Spinelli, che è un medico che è originario di Catona. Non sto dicendo delle cose che non esistono, sono tranquillamente, si possono controllare e verificare quanto sto dicendo. Il medico Cioè che il mi ha. dottore che l'ha operata è di È di qua, Catona, è originario di che è qui Catona. vicino. Esatto, sono circa Provincia di Reggio 80 km, è Calabria. per provincia di Reggio Calabria. Allora non è che noi non abbiamo le menti capaci, perché noi se andiamo a valutare effettivamente a controllare, c'è tantissima gente che è meridionale e che è della nostra zona e che sono delle eccellenze in Italia e all'estero. Quindi vuol dire che non è che in Calabria siamo una manica di imbecilli dove effettivamente non abbiamo le capacità di personaggi medici che ricoprono, ripeto, queste come posso dire, figure di rilievo e che addirittura portano vanto la mia terra. Allora perché ci ricordiamo del medico che ha ricoperto e ha fatto vanto per questa terra solo quando produce qualcosa? E perché questo medico non può venire qui a curarmi? Quindi lei prende e parte Sì, lasciando tre figli, marito, la casa, tutto quanto, e parto e me ne vado perché all'inizio mi ha potuto seguire mio marito, ma adesso economicamente non ce la faccio più e quindi di conseguenza devo partire da sola. È Quanti chiaro, soldi hai speso? Solo di viaggi, di... siamo oltre 30.000 euro perché sono 4 anni e mezzo che sto combattendo con due cancri, oltre più di 30.000 euro, non li conto più, non so più, anche perché oltretutto si è dovuto impegnare mio marito, ha fatto due special credito per poter pagarmi le spese mediche. Questo dico è assurdo, io avrei potuto fare una casa, non l'ho potuta fare perché? Perché mi devo curare. Anche questo è un lusso, ma non è un lusso la salute, è un diritto. Questo dico perché deve essere un lusso per me, che vivo a Siderno, che vivo in Calabria e come me tantissimi altri. Sa quanta gente ci siamo incontrati durante i viaggi, sul treno, sui pullman, che poi alla fine condividiamo le stesse cose, no? Dice ok, anch'io devo venire su per curarmi perché purtroppo le mie strutture, c'è una pette, per fare una pette non posso aspettare un anno. L'altro giorno sentivo che si è rotta la pette, ok, io non posso aspettare un anno perché la mia malattia non mi permette il tempo, non mi dà tempo. Io da un mese all'altro posso cambiare il Sì. E quadro clinico ogni completamente. volta che parte lei Ogni pensa... volta che parto io devo, mi ha aiutato mio padre, i miei fratelli, i miei amici, non mi vergogno a dirlo, ma è la verità. Ma io sono fortunata e chi non lo è, C'è chi non c'ha i soldi. non c'è i soldi nemmeno per farsi un'ecografia per vedere effettivamente se ha la Se possibilità. uno non se lo può permettere di andare a Può Milano, morire, può morire.
può morire, cioè, è una triste realtà, ma è la verità, purtroppo è questo. E non dico, ripeto, che non ci sono medici capaci, tanto di cappello, davvero, però quando un medico non ha le attrezzature per poter operare, è come se io avessi tutte le patenti possibili e immaginabili, ma non ho la macchina. A che mi serve avere le patenti se poi io non ho la macchina? Lei parte qui, a casa sua ci sono gli ospedali. Sì, questo dico, io mi trovo alla mia struttura, dove c'era un reparto di oncologia che funzionava perfettamente, dove c'era la possibilità di poter avere un ricovero qui. E invece no, è stato chiuso. E non perché mancano i pazienti, ma perché è stato chiuso? Io questo mi chiedo, dico, ma non lo so, forse sono io se è deficiente, dico, vabbè, non capisco. Ma per quale motivo io devo avvedere un ospedale che sta, tra le altre cose, diventando una struttura fatiscente con delle attrezzature dentro che ancora funzionano, e io devo prendere la mia valigia e partire? Perché? Questo dico, io questo chiedo a chi di dovere. Perché io devo andare fuori? Io, come me, come tanti altri, perché dobbiamo andare fuori? Perché?